that's a lie. Let's go, bitches. Dentro la mente di Power Live un'altra volta. Quindi let's go. Andiamo subito a destra. Subito a destra. Rushiamo e cerchiamo di vedere se uscia qualcuno dentro Pawn Shop. Sicuramente ci sarà qualcuno. Corro. Ok, uno middle map. Preso. Controlliamo il centro se c'è qualcuno. Allora, loro sono sulla sinistra sicuramente. Uno è sopra la casa, come sempre. Proviamo a cecchinarlo. L'ho solamente ferito ed è scappato. Uno è dietro la base, uno è là sopra. Ok, quindi facciamo così. Vado che quello è là sopra. Vediamo sopra così. No, non l'ho visto, una centromappa. Allora, mo vediamo subito come rinasciamo, dove andare. Questo cosa sta facendo? Non fa niente. Allora, sappiamo dove sono i nemici. Rinasceranno ora sulla sinistra della mappa. E io mi propinquo. Andiamo subito a vedere se c'è qualcuno. Infatti, eccolo, subito preso uno. Ci dovrebbe essere qualcun altro. Voglio aspettare. Il mio compagno farà punto. Io vado avanti, pusho. Ok, rimango così. I nemici dovrebbero rinascermi dietro alcuni. Però meglio sempre controllare se c'è qualcuno da questo lato. Ora mi giro. C'è nessuno. Via, punto. Via, e siamo 3-0. Continuiamo ad andare avanti così. Via, Ok, siamo respawnati a sinistra. Quindi vuol dire che loro rinascono a destra. Infatti vedete subito un infiltrato. Oh, merda, c'è uno sopra il pawn. Preso. Devo andare a vedere il pawn velocemente. Mannaggia, non ce l'ho fatta. Comunque, come avevo detto, rinascono qua a destra. Preso, l'avevo sentito. Vabbè, sgamabile. Allora, non so se avanzare. C'è qualcuno alla mia destra? No. Inizio a spostare sempre verso la destra perché... Oh, fidi colpi! Beh, questa è una pippa. È una pippa, l'ho proprio distrutto. Mamma mia, rato. Comunque, come dicevo, mi sono spostato sulla destra poco fa. Vedete, ora sono andato sulla sinistra. Non c'è nessuno a destra, mi ci sposto io e vado a controllare. Vedete, viene un altro compagno. Infatti ci hanno fatto punto, come non detto. Ok, dato che loro, noi pushiamo la sinistra, cioè la zona di rotto, loro rinascono qui, ovviamente. Vai, doppia. Allora, ho fatto una doppia, quindi... Posso avanzare. Dovrebbe essere abbastanza libera la zona. E diciamo che mi nascondo ora. Un push, aspetto un secondo. Uno. Eliminiamolo. C'è un altro. Ah, mi è venuto a prendere quell'altro. Non fa niente. Io sto sempre tenendo gli avversari bloccati in questo modo. Non sto facendo punti, questo è vero. Però ci stanno pensando i miei compagni. Perché io li tengo bloccati pushandogli sempre addosso. Quindi loro si ritrovano sempre uno o più persone che... Comunque gli stanno addosso. Questo non gli è arrivato un colpo mio. Però va bene uguale. Ok, è il momento di ripushare. Vediamo se questa è un'arma decente. Niente. Entrare di nuovo. Uno middle. Mannaggia, oh. Massegato, cioè, sa. Non fa niente. Che di arma c'ha questo? Rado, fuori casa. Vai a casa, rado. Vediamo qui. Non sono rinato a destra, quindi c'è qualcuno sicuramente qua a sinistra. O che sta tenendo la zona di puttane. Infatti eccolo qua. Ma no, mi ha seguito fino a mo. Porca puttana, non l'ho sentito. Ah, sto gioco di merda. Fino a che non fanno qualcosa per la chat del gruppo è una merda. Rado. Andiamo, non c'è nessuno. Quindi mi posso muovere al centro. Allora, ora mi piazzerò. Merda, qua. E non mi muovo, no. Questa è proprio la sfiga, guardate. Cioè, guardate la sfiga che ho. Ogni volta che provo a fare qualcosa qualcuno mi interrompe in qualche modo strano. Comunque sono rinato di nuovo a destra, loro stanno a sinistra. Stessa cosa di prima. Loro stanno in una serie di 10, va bene. Dai che tiaro senza mirare, sfigato. Beh, è sempre lo stesso. A questo punto decido di avanzare sulla destra con gli altri. Vediamo un pochino. Mi sdraio qua. Aspettiamo. Vediamo un pochino come va la situazione. Bene, possiamo andare avanti. Sembra non esserci nessuno. Quanti sono gli altri? Sono in 3. Una cosa brutta, ragazzi, di obiettivi per clan è che la gente lefta sempre.
Quindi indipendentemente da come giocate, da quanto possa essere forti, vi trovate sempre qualcuno che va via, left, quindi è un po' una merda. Comunque sono rinato qua, i miei compagni sono a sinistra, quindi loro respawnano qua. Dove sto guardando ora io? Guarda. Guarda, lasciando la granata. Ecco, infatti l'avevo detto. No, ho visto un altro. Eccolo, infatti. Comunque, come vi avevo detto, è abbastanza facile capirlo in questi modi. Io sono rinato a destra, sì, però se guardavate la mappa c'erano due compagni a sinistra. Cosa vuol dire questo? Che lo spawn di sinistra, quindi della zona rotta, è bloccato. E anche se io sono rinato qui, vuol dire che ci sono delle persone che potrebbero arrivare o che stanno arrivando. Quindi non sono ancora arrivati, non hanno ancora invaso lo spawn. Ancora non mi fanno rinascere dentro puttane. E quindi io mi sono fermato lì e l'ho aspettati. Tra l'altro era anche ferito, quindi mi sono fermato pure per quello. Comunque, ora rushata violentissima a sinistra per bloccare quelli che rushano, che fanno la stessa cosa che faccio io. Andiamo subito a bloccarli. Via 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 via. Anzi, facciamo una cosa per fregarlo. Via. Uno middle map. Dove vai, bello? Vedi, è facile, eh? Ok, si può pushare alla sinistra. Vediamo se c'è qualcuno nascosto. No. Ok, ora al posto di pushare mi sposto sulla destra con questo qui, si chiama Royal, perché molti potrebbero essere innenati qua sotto, quindi mi fermo. Vedo com'è la situazione, cerco di capire dove stanno i nemici più che altro. Nemico infiltrato, tutti in difesa. Vediamo un po'. Beh, fino ad ora facciamo più punti noi così, quindi non c'è nessun bisogno di muovermi. Anche se loro fanno punto, noi ne facciamo punto a ripetizione. Nel frattempo aspetto. Loro rinascono comunque dietro puttane. Quindi se muoiono, vedete, Bison sta facendo una strage 22-2, sta giocando da solo praticamente, però rinascono qua dietro, quindi io mi basta aspettare. Se passa qualcuno, se no, questa qui è un'ottima zona perché controllate il centro mappa. Se rinascono, li vedete. Gli vado a dare una mano, va. Eccolo. Ah, e ora torniamo indietro. Bonus specialista ottenuto. I miei compagni sono rinati a sinistra, non è che sono rinati, hanno preso il blitz e li ha fatti spawnare a sinistra. Come al solito la gente left, raga, io non posso farci niente. E non sapete da quanto tempo è che sto parlando di fare questo video, ma ogni volta la gente left, ho deciso di farlo pure se left hanno tre persone perché mi sono rotto le palle. Comunque, come avete visto, è successa la stessa cosa di prima. Loro sono entrati nel blitz e sono rinati lì a sinistra in pawn. Però allo stesso tempo gli avversari sono rinati comunque sulla destra, cioè sempre sulla destra mia in questo caso, nella zona del blitz. Questo perché? Perché c'era il mio compagno che guardava... Sentivo dei passi, no? Che guardava comunque sempre la zona... Oh no, dai, non l'ammazzare. Che guardava sempre la zona di spawn. E se tu guardi la zona di spawn, la gente non respawna. Devi tenere sempre una certa distanza comunque. Guarda quello che sta a fare. Mamma mia. Brutta gente si becca in lega. Anzi, brutta. Ho solo beccato gente brutta. Vediamo un po'. Quello continua a uccidere la gente a destra. E leftano la partita. Penso che siamo arrivati alla conclusione di questo video di Blitz. Spero vi sia piaciuto. Non potete capire, avrò fatto una cosa come 10? 15 partite in Lega e tutti hanno quittato. Ma quittato intendo proprio così, il ritiro del nemico, ma proprio gente singola. E non capisco perché, cioè... Io capisco che si può quittare, non è più come la lega di Black Ops, però così è veramente scadente, non si può continuare. Spero vi sia piaciuto comunque l'episodio, ho cercato di parlare di più, è anche una buona tecnica d'allenamento per me secondo me, perché coinvolge comunque il fatto che devo parlare e contemporaneamente concentrarmi e decidere cosa fare, quindi devo premeditare le mie mosse. Spero vi sia piaciuto, bitches, al prossimo video, let's go!